finché ci ricorda le lotte dei migranti italiani in America, migranti che ci lasciarono la pelle. È importante ricordare le sorti che ancora oggi i migranti, i lavoratori immigrati pagano direttamente sulla loro pelle non appena osano alzare la testa. È questo che ha portato alla morte di Sacco Soumaila, è questo che ha portato alla morte di Abdel Salam, ripresentato nelle campagne meridionali, così come i magazzini della logistica della grande valle emiliana sono oggi terreno di sfruttamento, come lo sono state e continueranno sempre ad esserlo quei posti in cui giorno dopo giorno si perpetua l'attacco padronale ai danni di chi, per fare contenti coloro che cercano i capri espiatori contro cui scaricare una guerra tra poveri, non sanno che stanno soltanto conducendoci a trovare oggettivamente le forze per ricompattarci, al di là di ogni fittizia linea di demarcazione tra bianchi e neri, tra giovani e vecchi, tra presunti garantiti e precari, imparando dall'esempio di Sacco e Vanzetti, di Sacco Soumaila, così come di quello di Abdel Salam. Nella lotta riconquistiamo i nostri diritti. Nei prossimi giorni la piattaforma Diritti Senza Confini attraverserà le piazze d'Italia per ribadire che uniti siamo tutto, divisi non siamo niente. Sabato 23, dove a Piacenza si svolgerà un corteo contro la repressione delle lotte della logistica, dove a Reggio Calabria si svolgerà un corteo che chiederà verità e giustizia a Sacco, per Sacco Soumaila, mentre il ministro Di Maio ancora non si decide a mostrare la propria faccia laddove il degrado è più forte, il degrado creato dal governo che ci ha preceduti e su cui oggi soffia sul fuoco l'attuale governo. Noi insieme sappiamo che Sacco è vivo e lotta insieme a noi! Il pubblico apprezzava, spiegatori di lavoro, il nostro lavoro non ci piace. Ma cosa, non è successo niente, state facendo tutti bene, abbiamo detto qualcosa, no, noi abbiamo fatto tutto. Problemi su voi di loro. E cosa abbiamo fatto per dover circondare 10 persone che hanno ricordato 2 persone morte?